e benvenuti anche oggi sul canale YouTube della Perugia Motori. Oggi parliamo di consegne, oggi parliamo di esperienze, oggi parliamo di che cosa significa far davvero felice un cliente. Ma prima di entrare nel merito del video oggi, se ancora non l'avete fatto, vi volevo ricordare di iscrivervi al canale YouTube della Perugia Motori e soprattutto di attivare la campanella per due motivi molto molto importanti. Il primo è perché oggi parliamo di consegne e anche di consegne a domicilio e ormai lo sapete, noi consegniamo gratuitamente in tutta Italia. Proprio per questo, se stai pensando di comprare una delle macchine di Casa Suzuki alla Perugia Motori, quando mi chiamerai per chiedermi un preventivo, ormai lo sapete, se mi dici Sara sono iscritto al tuo canale YouTube e ho attivato la campanella, per te c'è uno sconto incredibile. Tra l'altro attivare la campanella serve anche perché appena uscirà un nuovo video a Perugia Motori, tu, proprio tu, sarai il primo ad essere avvisato. Bene, stamattina a Perugia Motori già splende un sole fotonico, sono le 8 di mattina. Perché? Perché alle 8 e un quarto, direttamente dalla Sicilia, all'aeroporto qui vicino, arriva Giorgio. Ormai lo sapete, noi consegniamo gratuitamente in tutta Italia, ma alcuni clienti mi chiamano e mi dicono no Sara, voglio venire qui, voglio fare le foto nell'area consegna, voglio conoscere ognuno di voi, voglio guardarvi negli occhi e dirvi grazie per l'esperienza che abbiamo vissuto. E questa è proprio la storia di Giorgio. Non dimenticherò mai la prima telefonata con lui e tutte le altre, in cui mi raccontava che si stava incuriosendo al mondo Suzuki proprio perché ci seguiva sui social, si stava piano piano avvicinando, si stava concretizzando l'idea di acquistare la macchina alla Perugia Motori. Ma essendo molto lontani, era andato a vedere la macchina nelle concessionarie di zona, ma nessuno lo accoglieva veramente, nessuno gli trasmetteva quell'entusiasmo di acquistare la macchina. E così, piano piano, ogni telefonata ci siamo avvicinati e ha deciso di acquistare la macchina da noi. Oggi arriva all'aeroporto e ovviamente Andrea, che in questo momento è qui con me, ma sta riprendendo, andrà con Giuliano a prenderli e io mi fermo qui con Sergio perché organizziamo tutta la consegna. A breve ve li facciamo conoscere, adesso passo la parola ad Andrea e poi ci salutiamo alla fine. Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube della Perugia Motori e benvenuti in un nuovo video. Oggi vedremo una cosa che di fatto ribalta i video che abbiamo visto nelle ultime settimane. Se seguite il nostro canale, lo sapete, vi abbiamo fatto vedere alcune delle nostre consegne a domicilio. Siamo stati ad Ancona, siamo stati a Grosseto, a Follonica, siamo tornati ad Ancona. Ma ovviamente, come sapete, la consegna a domicilio avviene veramente in ogni parte d'Italia ed è una vera e propria caratteristica e peculiarità della Perugia Motori. Tu puoi scegliere in fase contrattuale di farti portare la tua macchina direttamente sotto casa tua e noi infatti ce la porteremo, i chilometri non ci spaventano, uno dei ragazzi del nostro staff ti porterà la macchina esattamente dove abiti, in qualunque parte d'Italia, e ti spiegherà l'auto proprio come se tu fossi alla Perugia Motori, nella nostra concessionaria. Accade però anche un'altra cosa, accade il contrario, ovvero che persone che acquistano l'auto anche da molto molto lontano decidano di arrivare fino a Perugia, magari anche in aereo, e adesso vi dico perché, per ritirare la propria auto e anche per conoscerci meglio e di persone. Questo a noi fa veramente un sacco di piacere ed è questo quello che sta accadendo questa mattina, perché insieme a Giuliano, buongiorno a tutti, mi si è spezzata la voce, il nostro direttore vendite della Perugia Motori, sto andando ad accogliere Giorgio, che è un cliente, ormai di fatto un amico della Perugia Motori, che ha acquistato un'auto da noi, ma pensate, arriva dalla Sicilia. E quindi stiamo andando all'aeroporto di Perugia per accoglierlo al meglio. Che figata, a tra poco! Alla piedi lì potevi andare, no? Lì non potevi andare, sono su questa strada. Okay. Quindi lui fa questa che facciamo adesso con la macchina, 6 chilometri. No, io ce la vedevo infatti. Forse i tacchi. Sì, vada, vado, eh. Allora, come avete già sentito, le chiacchiere sono iniziate in macchina perché abbiamo recuperato, no, i nostri Giorgio e Gianna e stiamo andando alla Perugia Motori. Noi nella nostra intro abbiamo detto che avete preso un aereo e siete arrivati dalla Sicilia fino a Perugia, ma insomma raccontateci un po' di voi, chi siete, che cosa fate, che ci fate qui e come ci avete conosciuto. Fatevi vedere. Vi abbiamo conosciuto durante TikTok e YouTube. Mi sono subito innamorato dell'S Cross, reputo che sia una macchina molto interessante. In Sicilia tutte le concessionarie Suzuki non avevano nessuna pronta consegna, quindi bisognava aspettare almeno 90 giorni.
Quindi vi ho contattato e nell'arco di 2 giorni avete fatto tutto. Quindi ho trovato un'equipe eccezionale, l'ho ribadito anche ieri su TikTok durante la live, un'equipe eccezionale davvero, operativa. Non solo, ho risparmiato anche un po' di soldini, perché rispetto ai preventivi che ho fatto a Siracusa ho risparmiato, non dico la cifra, ma... Non fanno mai male comunque. No, oltre 1.500, però non vorrei dire baggianate, non ricordo perfettamente la somma, ma siamo sull'orda dei 1.500 euro risparmiato. E ho avuto piacere di ritirarla io, perché così magari con mia moglie facciamo 2 giorni di vacanze, scendiamo sulla costa amalfitana e stiamo un paio di giorni a rilassarci. Beh, che spettacolo, no? Vero Giuliano? Sì, esatto. Perché? Tutto vero, perché io che mi occupo, diciamo, dello sviluppo dei contratti online, ho conosciuto Giorgio telefonicamente, ci siamo aggiornati sull'arrivo della vettura, abbiamo con Andrea poi pianificato il finanziamento, siamo andati avanti fino all'immatricolazione ed oggi è il giorno del ritiro. Quindi è tutto vero quello che noi, diciamo, nei canali social andiamo a raccontare o poi andiamo a proporre. Assolutamente. Giorgio è una testimonianza, come tanti altri clienti che vengono da ogni parte d'Italia. Un encomio particolare al signor Giuliano, perché mi ha sopportato e supportato durante l'acquisto, l'ho stressato in una maniera allucinante, perché sono con la macchina a noleggio e quindi volevo subito la mia auto. E quindi, insomma, anche quello che dice Sara, no? Che dietro le auto, dietro la vendita c'è veramente tanto altro, c'è la storia di tanti clienti che poi diventano amici ormai della Perugia Motori, ed è quindi bello vivere questo tutto insieme, conoscerci di persona, perché altrimenti, come dice Sara, sarebbero soltanto auto e invece c'è molto di più. Quindi veramente grazie, insomma, Giorgio. No, grazie a voi ragazzi, grazie a voi davvero. E poi è appena iniziata, adesso c'è tutta la festa. Ah, ok, perfetto. A dopo. Nell'arco di 24 ore mi avete tranquillizzato, quindi questo è un encomio particolare alla tua equipe, a te, che proprio date quella sicurezza, quella affidabilità. Non è da tutti, io sono un commerciante e ti parlo da commerciante, cioè è importante. Anche il fatto su internet. Sì, poi come spiegate le macchine, tutti i video, sulla neve, quando si infossa, cioè tu ti compri la macchina, tu già, io sono stato sulla neve con questa macchina grazie a voi. Io l'ho testata i consumi grazie a voi. Guarda, senza salirci. No, ma è vero, non... Guarda, cioè... allora, quando ti racconto, insomma, quando io ho iniziato a vendere le macchine per più di 5 anni, ho lavorato su una concessionaria diversa che non era la mia, e mi accorgevo di tanti clienti che mi raccontavano in altre città, altre situazioni, che vivevano esperienze pessime. Io pensavo, ma perché si può comprare tutto su internet e non le macchine? Perché ormai le scarpe, no, la pasta, il tonno, compriamo tutto Brava. Su internet e non le macchine. Dopo, all'inizio, quando io ci credevo che si poteva cambiare il mercato dell'auto. Ragazzi, bisogna saper lavorare. Io, ripeto, sono un commerciante. Bisogna proiettarsi bene sul mercato, con affidabilità, con prezzi competitivi, con servizi che date voi che sono allucinanti. Cioè,
chi sta sul mercato deve correre, non deve camminare. E voi correte e quindi tutti proprio devono venire appresso. Però anche se noi abbiamo il prezzo in Italia, il prezzo non è l'unico asset. No! Allora se tu me la vendevi 1000 euro in più, la compravo da te. Perché quando non sono venuto in concessionaria, ma voi mi avete fatto entrare virtualmente dentro la concessionaria. E avete dato più servizio di una concessionaria fisica. Io sono andata con lui, io ho detto la macchina te la venderò perché tu mi stai troppo simpatico. E quindi no, io sono... Allora, guarda, ti dico solo una cosa, ci siamo sentiti coccolati. E noi siccome per i nostri lavori abbiamo da fare con le persone e di solito siamo noi a coccolare gli altri, quindi quando ti senti coccolata... ti viene la voglia di spendere soldi. Guarda, io ti dico una cosa e te la giuro, sulla mia vita mi scoppiasse una ruota oggi, se no. È vero. Mi devi vendere la macchina a febbraio di nuovo, lei l'ha vista? Sì, già ho visto la mia macchina. A febbraio è macchina. Guarda, stamattina Andrea c'era a fare un'altra cosa. Io ho detto, domattina arrivano loro. Io ho detto, ai quelli del martedì. Ho detto, ma mi siete organizzati? No, guarda, qualsiasi cosa avete da fare, bloccatela perché io domani voglio fare il video con loro, perché a loro ci tengo troppo. No, io ti ringrazio. Grazie. E infatti non ho chiesto per delicatezza, però mi faceva piacere vederti di persona. Ma guarda, io ti ho stalkerizzata sui social. Infatti l'ho fatto da stalker sui social, ti vedevo tutti i video, anche ieri in diretta. Tu pensi di poterti salvare dalla foto con me? Ma io non mi voglio salvare, infatti te la sto chiedendo, oggi facevo una bella foto. Guarda, e la metto sul mio Instagram. Aspettavi questo tipo di consegna? Assolutamente no, tutte le vetture che ho acquistato non ho mai trovato una concessionaria che ti entusiasma all'acquisto, che ti segue nell'acquisto, che ti segue a 360 gradi. E per noi non è stato semplice perché dalla Sicilia in Umbria c'è un bel po' di strada, ma l'equipe ci ha messo in condizione di comprarla con una facilità allucinante e una consegna, come dice Sara, fotonica, è vero, tutto quello che dicono i ragazzi sui vari social è assolutamente vero, riescono a darti quell'imprinting con la loro azienda di farti sentire una parte importante durante l'acquisto, purtroppo non è da tutti. Tutto quello che abbiamo trovato qua dall'inizio fino alla fine proprio ne è valsa la pena di prendere un aereo, alzarsi presto, venire qua, perché i ragazzi ci hanno premiato con questa accoglienza meridionale come noi. Ragazzi, davvero spettacolare, non grazie. Finirò mai di ringraziarvi. Grazie. E ci vediamo a febbraio per l'altro acquisto, e non finisce qui. Grazie. Gianna, anche te, che ne pensi? Non avevo mai pianto a vedere una macchina, è stata veramente una sorpresa perché tutto online, quindi vederla di presenza, vedere la bellezza, vedere anche il vostro calore, siete stati veramente entusiasmanti e quindi mi è scappata la lacrimuccia, grazie a tutti di cuore veramente. E finisce la nostra consegna. Giorgio e Gianna sono ripartiti, riportano la macchina a casa. Ma nel mio cuore rimane la loro storia, ma soprattutto le parole che ci hanno detto oggi. Tutto quello che hanno vissuto, l'esperienza, il poter consegnare la macchina qui, il conoscerci, è valsa la pena fare un viaggio così lungo. Bene, tutto questo vale molto più che vendere una macchina. Quanto è importante vendere una, due, tre macchine? Quanto è importante avere il prezzo migliore d'Italia? Molto molto meno dell'esperienza eccezionale che ogni giorno facciamo con i nostri clienti. E allora oggi, con il cuore pieno di gioia, vi chiedo come sempre di commentare, di raccontarci l'esperienza che avete fatto nelle vostre concessionarie o magari che avete fatto alla Perugia Motori, se avete deciso di averla consegna online o siete venuti qui a trovarci, e soprattutto qual è il prossimo video che volete vedere, perché oggi più che mai, ve lo dico con grinta fotonica, alla Perugia Motori il prossimo video lo scegliete voi.